Ma non è la prima volta che la Ciarambino fa un attacco diretto alla mia persona. Un'altra volta ha dovuto fare una rettifica giornalistica. Questa volta non le chiedo niente, semplicemente penso che siamo in campagna elettorale e che abbia veramente nella testa non so che cosa. Forse qualcuno dei ministri del suo partito al governo, che più che un ministro, un uomo di governo, possa sembri uno scappato di casa. La Ciarambino non si è accorta che la Regione Campania ha approvato tutti i bilanci consuntivi, non si è accorta che dalla mia commissione sono passati provvedimenti che non ci hanno fatto mai andare ad esercizio provvisorio, non si è accorta di quello che si è accorta l'agenzia di rating Standard & Poor's, che ha dato outlook positivo e che certifica che la Regione Campania ha dei conti in ordine e che è una regione normale da questo punto di vista, finalmente dopo decenni. Per quello che ci riguarda, credo che il nostro partito in questi 5 anni abbia fatto un ottimo lavoro nella Regione Campania e credo che noi francamente non abbiamo bisogno di questo tipo di stampelle per governare ancora e per essere premiati dagli elettori in Campania.